Buongiorno a tutti, buon fine settimana ed eccomi ritornata con le anticipazioni di Daydreamer, le ali del sogno. Parliamo di un'anticipazione che noi vedremo un po' più in là e parlo dell'abbandono di Jean a Sanem. Lui se ne va via da Istanbul per un anno dicendo a Sanem non esiste più un noi, ma vediamo nei dettagli che cosa è successo tra di loro. A breve entrerà nella soap opera un nuovo personaggio, sto parlando di It, fratello di Polen. È lui che metterà i bastoni tra le ruote nella coppia tra Jean e Sanem e farà di tutto per dividerli e vi annuncio che ci riuscirà. Sanem, grazie proprio all'aiuto di quest'ultimo It, riuscirà a scrivere il suo libro, ma in un certo momento della storia accuserà Jean di averlo ingiustamente distrutto, ancor prima che il libro venga pubblicato. L'addio tra di loro avverrà in ospedale quando Hit, in combutta proprio con la madre di Jean, Huma, fingerà di essere paralizzato e che la colpa sia stata proprio di Jean. Per questo motivo Sanem darà tutte le colpe al suo fidanzato e lo accuserà anche di aver distrutto il suo libro. A queste parole Jean resterà impietrito e con gli occhi lacrimanti dirà a Sanem: se credi questo, da ora non esiste più un noi, e girandogli le spalle Jean andrà via per sempre. Saranno lontani per ben 2 anni e Sanem in questo periodo realizzerà il suo sogno, cioè diventerà una scrittrice di successo, però non per questo dimenticherà Jean cercando di contattarlo più volte ma senza mai riuscirci. Sanem per questo motivo cadrà in un tunnel della depressione e finirà in una clinica psichiatrica. A distanza però di un anno, ragazzi, Jean farà ritorno in città grazie proprio all'intercessione del padre Aziz e della zia Remide. Jean si farà vivo con Sanem con la scusa di una barca danneggiata e la ragazza non riuscirà a capire come l'uomo sia tornato per una barca invece che per lei. Il rapporto tra di loro sarà molto freddo all'inizio, però vi assicuro, ragazzi, che nella seconda stagione sarà ricca di colpi di scena.